Buongiorno, stiamo per partire con un video trucco e allora un momento che mi siedo e cominciamo. Buongiorno, la vita è una cosa veramente strana perché 5 minuti ti butta in mezzo a una strada e 5 minuti dopo tutto ti sorride e tutto è come per magia, molto bello e molto positivo. E una mezz'oretta fa stavamo asciugando i piatti, no? Una lavava io e l'altro prendeva i piatti lavati e li asciugava con il panno per asciugare i piatti. E nel frattempo che io ancora stavo sciacquando le ulteriori stoviglie da porgere, la persona si guardava intorno e a un certo punto mi ha detto: "Ma lì non c'erano due quadretti?" Perché in effetti Valentina ha questa abitudine di sparpagliare quadretti un po' dappertutto. Che significa quadretti? Significa queste cornici di vetro che si comprano per 2 soldi da IKEA o dovunque e metterci dentro delle foto prese semplicemente dai giornali oppure delle cartoline. Oppure comunque delle immagini che mi piacciono, questa abitudine ce l'ho da... Io sono un'attaccatrice di cose ai muri, ma di cose attaccate in un modo pedestre, non in un modo professional, perché io professional non sono capace di fare niente, perché così semplicemente. E quindi ci siamo accorti che mancava effettivamente un quadretto. I quadretti sono due. In un quadretto c'è una cartolina che io con lo smalto per le unghie brillantinato che usavo nei primi anni 90 ho ripassato. In questa cartolina ci sono due che si abbracciano. Io ho ripassato i contorni con diversi smalti Laila brillantinati, smalti che andavano molto di moda negli anni 90. E questo è un quadretto. E il quadretto era ancora là. E poi c'è un altro quadretto, e questo quadretto c'è Juliette Binoche in un'immagine di un film che si chiama Il paziente inglese, una delle prime collaborazioni purtroppo di Juliette Binoche con registi non francesi. Juliette Binoche, attrice bravissima, però finché è rimasta in Francia, poi è diventata una specie di Penelope Cruz. A proposito, nel passato video, ripeto più volte Penelope Cruz con una Z molto forte, molto italiana. Vorrei naturalmente far notare a tutta la popolazione parlante lingue iberico. Portoghesi, che naturalmente mi è arrivata la notizia che la Z dovrebbe essere un po' più dolce, dovrebbe essere pronunciata un po' più dolcemente, però stavo pronunciando semplicemente all'italiana, quindi Penelope Cruz mi è noto, però dico anche volentieri Penelope Cruz. Può capire questa cosa solo chi ha guardato, può capire di che cosa sto parlando solo chi ha guardato lo scorso video in cui mi trucco. Insomma, questa foto di Juliette Binoche con una fiammella in mano, tratta dal paziente inglese, film che io non ho mai visto per intero perché mi fa schifo. Insomma, questo quadretto mancava. L'ultima persona che è stata qui è stato l'idraulico che ha cambiato il rubinetto della vasca da bagno che doveva cambiare da tempo immemorabile e finalmente lo ha fatto. Allora, uno che cosa deve pensare? Deve pensare che per qualche sconosciuto motivo l'idraulico si è rubato il quadretto, no? Allora, mezz'ora proprio di sconforto. Oddio, domani devo chiamare l'amministrazione del palazzo per dirgli che l'idraulico ruba. Cioè, veramente, momenti di sconforto gravi. Fino a quando poi mi sono ripresa e ho deciso di prendere una sedia e di andare a guardare sulla mensola perché è in alto sulla quale stavano questi due quadretti. Questa è una mensola molto spessa e quindi è effettivamente possibile che qualcosa sia accaduto dietro. E infatti ho ficcato una manina e ho sentito il quadretto. Fortunatamente quindi il quadretto è qui! Ecco, questo è il quadretto che era accaduto dietro la mensola. Vedete Juliette Binoche, vedete la fiammella, un'immaginetta bellissima, no? Un'immaginetta veramente molto pittorica. E mi dispiaceva. Poi, naturalmente, prima di ritrovare l'immaginetta è seguita tutta una tiritera sul fatto: "A me mi si può toccare tutto tranne le mie immaginette." No? E sì, dunque, va bene, ma questo videotrucco può cominciare.
Vorrei parlarvi brevemente, brevemente, sempre si fa per dire, brevemente, però sempre limitatamente alle mie capacità di brevità, che sono anch'esse molto limitate, della mia skincare di oggi. E nella mia skincare di oggi mi sono lavata la faccia, mi sto lavando la faccia da tutta la settimana con questa mini confezione di Pai, Camellia e Rose Gentle Hydrating Cleanser. Un cleanser, io lo so che voi non lo volete accettare, è molto grave non saper dire cleanser perché significa che voi negate l'esistenza della pronuncia di un vocabolo nella sua lingua d'origine, no? Non si dice cleanser, cleanser, ma dove l'avete sentito? Ma che video guardate? Si dice cleanser, dai su, fatecela. Quindi questo cleanser cremoso che è molto piacevole, solo è molto occludente ed è molto otturante proprio già nella sensazione che dà sul viso. Infatti, se questo cleanser va sulle labbra, le labbra hanno una capacità di sentire diversa naturalmente rispetto al resto della faccia, le labbra si sentono molto occluse dalla presenza di questo cleanser. Questo fa parte della linea Instant Calm. Forse riuscite a vederlo qui sopra, è molto piacevole, però non pagherei mai per comprare questo cleanser a prezzo intero perché i prodotti di Pai costano uno scatafascio di soldi e veramente non mi sembra il caso. Qui poi c'è scritto di rimuovere il cleanser con un muslin cloth, ossia col panno di Mussolina. Ma sinceramente io lo sconsiglio perché a meno di non lavarlo in lavatrice tutti i giorni, se ci si vanno a ficcare in mezzo residui di cleanser cremoso, dopo 3 o 4 giorni si incominciano a sviluppare muffe e basta, e vi rovinate la faccia per un tot di tempo. E prima di capire che è il muslin cloth che vi ha fatto questo bel disastro sulla faccia, ce ne vorrà. Poi, come contorno occhi sto usando felicemente questo di Alterra, che è ben conosciuto per le persone che guardano il mio canale. Questo è un contorno occhi liquido, fluido, fluidissimo, con a malapena un sentore di succo di frutta come profumazione, ma non si sente la profumazione. Dentro ci sono tante proteine vegetali, per esempio proteine del frumento, proteine della soia. Proteine di qualcos'altro che adesso non ritrovo, c'è caffeina, ha proteine dei piselli, c'è olio di ricino, c'è un sacco di bella roba qui dentro e per, mi sembra di ricordare, 3,99 euro, questo è un contorno occhi che è uno dei pochi, se non l'unico, da tanti anni a questa parte, che non mi fa lacrimare gli occhi e non mi dà fastidio, però qui dentro al secondo posto c'è l'alcol, ma magicamente non screpola il contorno occhi. Tuttavia, per esempio, se la mia faccia è esposta a muffe, per esempio delle mattonelle del bagno, o comunque a sporco, a polvere, che rendono tutto il mio corpo, non solo la faccia, asmatico, oppresso e in condizioni di difficoltà, questo contorno occhi diventa assolutamente insopportabile perché contribuisce a rendere ancora più secca la palpebra. Però questo succede solo quando, ripeto, agenti esterni mi riducono cencia, come si dice, mi riducono in condizioni veramente pietose. Ma questo di suo io l'ho sempre usato senza nessun problema e senza nessunissima difficoltà e lo sapete se guardate, ripeto, i miei video da tempo. Poi da una settimanina ho incominciato a usare questa crema per il viso di The Ordinary. Questa ce l'ho da un sacco di tempo. C'è anche un video che io più di un anno fa ho fatto parlando di come orientarsi per quanto riguarda i prodotti di The Ordinary, però poi ho pensato che facevo un favore alle ditte
arte facendo questo video e a me nessuno mi aveva regalato niente e quindi perché dovevo fare questo favore alle ditte e in più perché avrei dovuto spingere le donne a fiondarsi a comprare i prodotti di The Ordinary. Era il periodo anche in cui c'era proprio viva la moda di The Ordinary. Io ho comprato alcuni prodotti. Questo è il primo che sto usando, di questo ero assolutamente certa già dal principio. Infatti, questa crema per il viso l'ho comprata in vari esemplari. Tutti gli altri esemplari finora l'ho regalati. Tutti mi hanno detto che la crema è sì, buonina, ma niente di speciale. Cioè, è una crema che non viene capita, ma in realtà io posso dire, adesso sto usando questa crema da una settimana, non mi ha dato assolutamente nessun fastidio. È una crema che là per là sembra lasci il viso quasi disseccato. Dentro c'è acido ialuronico, a proposito di seccume. L'acido ialuronico notoriamente secca la pelle perché tira via l'idratazione dagli strati leggermente meno superficiali per portare questa idratazione in superficie e far sembrare così la pelle turgida. Però questo comporta naturalmente a lungo andare un disseccamento degli strati meno superficiali della pelle e quindi una secchezza generale. Perciò acido ialuronico, se non si vive in un clima tropicale, che quindi dà alla pelle costante e costantemente umidità di grosso calibro, l'acido ialuronico è più compromettente che altro, fa più male che bene. Tuttavia, infatti avevo dei timori nell'usare questa crema perché pensavo, figurati, c'è acido ialuronico dentro, chissà che mi succederà sulla faccia. Generalmente la presenza di acido ialuronico, non riesco a dire questo vocabolo, va bene, nei prodotti mi provoca a distanza di qualche ora dall'applicazione dei prodotti grandi buboni sulla faccia perché mi disequilibra tutta la faccia. Invece no, questa crema la sto usando proprio da una settimana, ogni giorno. E sebbene è vero che dia questa sensazione là per là di secchezza, poi invece le rughe appaiono distese e tutto sembra migliore. Quindi non è una cattiva crema, veramente. Poi considerando, io l'ho comprata sul sito di Douglas a suo tempo e l'ho pagata 5 euro. Poi sul sito di Douglas ci sono spesso sconti, quindi si arriva anche a poterla pagare 4 euro, qualcosa di questo genere, cioè veramente una crema che mi sento di dire sicuramente la ricompro perché funziona bene. E poi sulle labbra c'è questa protezione ancora una volta con estratto di cocomero e poi c'è anche un altro estratto, un blando antivirale cinese. E questo è un balsamo labbra di Isana, Isana marca non ecobio delle drogherie Rossmann, faccio così perché l'ho detto 100.000 volte. Questo è rosa, tuttavia non rosea le labbra, se faccio così non è che le labbra mi diventano più rosa, però crea una piccola, blanda, leggera protezione, molto piacevole perché è ceroso e a me piacciono i balsami cerosi. Poi dicevo prima che la vita a volte ti manda in confusione, ma poi a volte dopo 5 minuti ti sorride, perché adesso sono andata ad aprire un cassetto per cercare qualcosa da mettere sulle labbra mentre faccio il video, qualcosa di colorato, e allora ho trovato questo che sto per mettere sulle labbra e che è una cialda colorata che si chiama Lip Color 225 Magic Chestnut, ma soprattutto ho trovato questo rossetto di Terra Naturi che si chiama 01 Nude Brown e mi ha fatto particolarmente piacere perché proprio qualche giorno fa ho gettato via il suo predecessore, perché questo Nude Brown esisteva già prima in una confezione vecchia, ma purtroppo la confezione vecchia, il rossetto nella confezione vecchia mi è andato a male. E l'ho scoperto qualche giorno fa. Infatti, vedrete o avete visto nel video dei finiti appunto che vi parlo di questo nude brown, che per fortuna invece adesso me l'ero dimenticata di averlo anche in questa versione perché i miei rossetti sono un po' sparpagliati in
diverse dimore, la dimora settimanale, la dimora del fine settimana, cioè le mie cose sono un po' in giro. E comunque Nude Brown, un bellissimo rossetto di Terra Nature. Di Terra Nature io sto per fare un trucco adesso con la nuova palette di Terra Nature in edizione limitata, che è questa. E per questo la settimana scorsa, nello scorso trucco, ecco, questa è la palette, sto per usare i colori che sono da questo lato. Non sono capace di dire se questo lato è destra o sinistra, perché mi manca questa capacità. Però sono iper intelligente per tante altre cose. Ma per cose come il far di conto, per quanto riguarda certe operazioni, certe altre le so fare naturalmente. E l'orientamento sono cose che proprio non fanno parte del mio essere. E allora sto procedendo e sto per mettere questo sulle labbra, questo bel colore autunnale, vorrei dire. Adesso non siamo in autunno, ma adesso c'è, però va bene. È fatto così il colore di questo è un balsamo labbra, è poco più o è poco meno di un balsamo labbra, a seconda se si vuole vedere il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. Ecco. È una colorazione molto delicata, a malapena visibile, però carina. Cioè, io la trovo carina. Ecco fatto. Si potrebbe tranquillissimamente usare anche come blush bronzer, senza dubbio. E non è detto che io non lo faccia, solo che non lo faccio in questo video. E continuando a parlare, volevo dire che sto per fare un video praticamente in cui mi trucco con tutti i prodotti di Terra Naturi, perché mi ci trovo e quindi perché no. Solo che non vorrei trarre in inganno le donne che non sono sufficientemente equipaggiate per saper discernere e capire cosa è realmente da comprare e cosa invece si possono risparmiare e non comprare. Perché poi c'è anche chi guarda i miei video a pezzi e atterra sul pezzo in cui io dico comprare e poi subito dopo Terra Naturi e pensa che io gli stia dicendo di comprare Terra Naturi, no? C'è tanta gente che negli anni mi ha ringraziato, grazie che mi hai fatto comprare quella cosa di quella marca, e io esattamente quella cosa di quella marca ho fatto un video intero per dire alla gente di non comprarla. Però se la gente si guarda solo pezzi del video e non capisce l'audio, allora ci sono delle difficoltà. Mi sta venendo in mente che volevo dirvi anche che cosa hanno fatto i capelli oggi, perché non so se riuscite a vedere, i capelli oggi sono leggermente più arrecciati del solito, ed è merito dell'impacco che ho fatto ieri con questo olio di ricino. Questo è olio di ricino semplicemente della farmacia, è costato 4 euro. E poi c'è l'olio, un momento, poi c'è l'olio di cocco rigorosamente del DM, perché qui non abbiamo più i soldi per comprare altri oli di cocco, ma soprattutto non promuoviamo l'acquisto dell'olio di cocco, cioè l'olio di cocco si può evitare. E quindi se proprio si deve comprare un olio di cocco, io compro l'olio di cocco perché non ci faccio io solitamente gli impacchi. Ho fatto un impacco ieri per la prima volta dopo secoli e secoli, ma ogni domenica altri fanno un impacco con l'olio di cocco che si trova in questa casa. E quindi abbiamo comprato l'olio di cocco che costava di meno e che sembrava vantare sulla sua etichetta il migliore tipo di qualità, ma poi sappiamo che tutti gli oli di cocco sono fatti con resti per di più cotti di scaglie lavorate di cocco, quindi non c'è un olio di cocco di buona qualità e non ce ne importa niente se originariamente quelle scaglie cotte e lavorate di cocco sono state, vengono da una noce di cocco il cui che è
che proviene a sua volta da un'agricoltura biologica e non ce ne importa neanche niente, se quelle scaglie lavorate e cotte di cocco poi sono state spremute a freddo, cioè non so se riuscite a capire. Quindi va bene. Allora, metto sulla faccia il primer, che in questo periodo è questo, il primer di Essence della linea Skin Loving. Questo primer è fatto di ingredienti assolutamente, interamente possibili e naturali. Non vi sto dicendo di lanciarvi e comprare indistintamente tutta la roba di Essence. Non vi sto dicendo che Essence fa roba interamente naturale. Non vi sto dicendo proprio nella maniera più assoluta, no, che Essence fa prodotti, che Essence è una brava e bella e buona ditta, anzi, Essence è criminale perché continua a fare prodotti a poco prezzo e che quindi comprano tutti in tutto il pianeta prodotti che dentro hanno microplastiche, là dove, insomma, piano piano tutti stanno smettendo di usare le microplastiche, Essence ancora no. Capito? Quindi non ti sto dicendo di andare a comprare Essence, veramente. Se tu capisci questo dai miei video, è una tua colpa, è un tuo difetto, ecco. Dispiace avere un canale da 200 anni e le uniche cose che la gente capisce di tutto questo canale, le uniche cose che vengono veramente recepite sono i prodotti della marca criminale da correre a comprare. Cioè, io lo stesso, se esce una linea, io ho un canale su YouTube, no? E mi interesso di prodotti contenenti inci il più possibile interamente naturali e fatti in un certo modo. Questo proprio è un argomento che mi interessa. Quindi se sul mercato esce qualcosa di questo tipo e se io mi trovo ad avere soldi in quel momento, volentieri spendo di tasca mia i soldi per capire come sta avanzando la tecnologia che riguarda la manifattura di questi prodotti. E per questo compro anche i prodotti di Essence, ma questo non significa automaticamente che tu devi correre a comprare i prodotti di Essence e poi devi anche andare a dire in giro che te l'ho consigliato io. Non esiste. Ti stai ingannando, ti stai illudendo e stai credendo cose che non esistono proprio. Però naturalmente per capire che ti stai ingannando, ci vuole una certa, cioè devi essere mentalmente equipaggiata per comprendere alcune cose. Metto anche il primer per occhi, già che mi ci trovo. Il primer per occhi è di Alterra ed è un primer per occhi che ormai sto usando abbastanza regolarmente. Per farmi un'idea su base regolare, è un'idea però io non me la sono ancora fatta di sto primer. È fatto in questa maniera. Ha una colorazione, se questa colorazione però si vedesse sulla palpebra sarebbe una bella cosa, ma purtroppo non si vede più di tanto. Non fa niente, ma insomma. È un'idea, dopo praticamente 2 mesi di uso costante, un'idea io non me la sono fatta, perché secondo me questo primer non cambia veramente in nulla e la performance di tutto il resto che viene dopo averlo applicato, che si applica dopo aver applicato il primer. Come base sto per usare questo fondotinta di Terra Naturi che si chiama Fresh and Natural Foundation 8 Hours Moisture e nella colorazione numero 01 Sand. Allora, Terra Naturi mette in quasi Terra Natura è la marca economica, è la marca, voi direste, low cost, alcune persone perfino dicono low cost, come Shower Gel, ma comunque in Germania si dice Shower Gel, che è ancora peggio volendo, intanto sto agitando il foundation. Terra Natura è la marca low cost delle drogherie Müller. Prendo un pochino piccolo piccolo così. Terra Naturi però costa di più rispetto ad Alverde e ad Alterra, costa leggermente di più per alcune cose, per esempio per i trucchi costa leggermente di più.
Terranaturi ha la spiacevole abitudine, sto applicando con le mani, ha la spiacevole abitudine di mettere olio di palma e alcol in tutti i suoi prodotti. Cioè, maschera idratante per i capelli, alcol al secondo posto. E che ti devo dire? Contorno occhi, alcol al secondo posto. Cioè, anche al terra e al verde mettono l'alcol al secondo posto e dappertutto. Però, boh, non so come dirvelo, però è la combinazione di colori, di ingredienti, è la mole di ingredienti terra-terra che fa l'insieme. E nei prodotti di Terranaturi gli ingredienti terra-terra sono veramente molti e spiccano all'attenzione, per esempio l'alcol e per esempio l'olio di palma. Terranaturi è l'unica che fa prodotti con così tanto olio di palma dentro. Al verde e al terra no. Quindi bisogna anche dire che in Germania ci sono tante ditte da drogheria, cioè ci sono Alterra, Alverde e Terranaturi, ma poi tutto sommato ci sono anche Xanté e Lavera, c'è Benecos, quindi c'è una vasta scelta di prodotti che costano veramente poco. E per questo le persone che abitano in Germania hanno un'opinione diversa rispetto alle persone che abitano in Italia sui prodotti da drogheria tedeschi ecobio, cioè io ho l'impressione che le persone che abitano in Italia siano un po' troppo, si esprimano in termini un po' troppo fanatici nei confronti del made in Germany ecobio, probabilmente perché non hanno presente il modo in cui lavorano i tedeschi e pensano che la Germania sia la terra in cui tutto viene meglio. Allora, io adesso ho messo un po' di questo fondotinta, ora avviciniamo la fotocamera affinché voi vediate cosa mi sta succedendo sulla faccia con questo fondotinta, no? Che da altre persone che forse hanno ricevuto i prodotti in regalo e per quello ne parlano così tanto bene e in termini così tanto fanatici, non so se vedete qui, non so se la mia fotocamera riesce a focalizzare sul fatto che si stanno formando pirulini di prodotto che cancellano proprio come i pirulini di una gomma da cancellare, portano via il prodotto già applicato, cioè questo fondotinta è difficilmente stendibile e per togliere i pirulini te lo togli di dosso praticamente. Non so, guarda, guarda anche sul naso cosa sta succedendo. Non so se riesci a vedere cosa sta succedendo sul naso. Riesci? Cioè, ci sono pirulini e ci sono raggrumamenti di prodotto. Non va bene, non dovrebbe essere così. Quindi questa grossa quantità, che comunque è una quantità piccola considerando gli standard che usano solitamente le donne, gli standard di fondotinta per truccarsi, cioè questo è un fondotinta che costa sui 5 euro. Per quanto mi riguarda è un fondotinta fallimentare perché io non lo posso usare, non, cioè non è affidabile, capisci? Perché mi si va a raggrumare nei posti e addirittura mi fa i pirulini. Allora, adesso cosa facciamo? Adesso naturalmente salutiamo i fazzolettini del DM, la confezione un pochino mondrianesca ma con colori come se Mondrian avesse avuto una crisi di identità e avesse incominciato a fare quadri con colori più femminili o perlomeno ritenuti solitamente più femminili. Cerco di pulirmi le mani perché questo fondotinta è leggermente un francese che provasse a parlare italiano direbbe leggermente grassoso. Il fondotinta è leggermente grassoso sulle mani e quindi dà fastidio. Vabbè, puliamoci le mani come possibile. Dunque, adesso sto usando un pochino di acqua termale e il solito formaggino. E chiamo formaggino questa spugnetta. Per tentare di risolvere la situazione abbastanza stupida
di questo fondotinta, perché che non è una situazione bella. E mi domando come faccia la gente in Italia a dire che questo fondotinta è buono, questo fondotinta non è buono. Forse non c'è uno specchio buono, forse le persone che parlano bene di questo fondotinta a casa non hanno un'illuminazione tale da riuscire a vedere con precisione cosa questo fondotinta fa alla loro faccia. Che ti devo dire? Ecco, sul naso la situazione è abbastanza irreversibile. Cioè, i grumi che si sono formati sul naso e adesso stanno lì, cioè non riesco a toglierli. Che cosa devo fare? Brutta questa cosa, anche qui. Cioè, bruttina questa cosa. Facciamo finta che, cioè, ci teniamo tutto così, che cosa devo fare? Non posso farci niente. Quindi questo fondotinta assolutamente bocciatissimo. Ho deciso di riusarlo oggi. Perché ho pensato, ma dai, stai usando la palette, fai tutto un video con prodotti di Terra Naturi dal momento che la palette è di Terra Naturi e poi nei prossimi video, tanto comunque ho già in programma di usare cose di diverse marche, di Catrice, di 100% Pure, insomma, di varie marche. Adesso è il momento del concealer. Questo concealer lo uso ora per la prima volta e il mio è nella tonalità Vatte la Pesca, nella tonalità numero 01 Light Natural, forse riuscite a vedere, forse no, è in tonso. Prendiamo un pochino di concealer all'olio di palma e vediamo che riesco ad ottenere con questo concealer. Sì, anche questo è brutto, c'è lo stesso problema che ha anche, ha lo stesso identico problema che purtroppo ha anche il fondotinta, ossia fa immediatamente strato e fa immediatamente uno strato che non ha la compattezza necessaria ad amalgamarsi alla pelle, quindi fa macchiolona, comunque. Però devo dire, si lascia distribuire meglio rispetto al fondotinta ed è leggermente più spesso. La sua pigmentazione è leggermente più compatta e meno, come posso dire, è meno friabile, ecco, è meno friabile rispetto al fondotinta, perché il fondotinta è proprio friabile, mentre tu lo spalmi. Si riduce in tanti piccoli pezzettini che poi stanno là seduti, mezzi incollati, mezzi no, a fare macchiolona sulla faccia. No, il concealer è meglio, il concealer si può usare. Non direi che è la mia formulazione preferita di concealer perché comunque si asciuga molto molto in fretta e mi sembra assai poco elastico. Però è un concealer che si può usare, perché no? Sì, questo è un concealer utilizzabile. La prova concealer avviene intorno alle narici, perché se intorno alle narici il concealer non fa schifo, allora significa veramente che è un concealer utilizzabile. Ma generalmente la prova narici viene persa da quasi tutti i concealer. L'aspetto di questo concealer intorno alle narici non è dei migliori, però non è neanche dei peggiori, cioè ho visto concealer che si siedono attorno alle narici in modo anche peggiore. Io non so, adesso faccio un altro primo piano per farvi vedere un pochino qual è la. Cioè, se tocco la faccia, il fondotinta si disintegra in tanti pezzettini piccoli. Vorrei avvicinare la faccia per farvi vedere qual è il tipo di stratificazione
poco piacevole che si sta creando qui intorno. Qui. Spero caldamente che voi riusciate a vedere, boh, un qualcosa di veramente poco piacevole. Continuiamo comunque. Adesso è il momento del bronzer. Il bronzer della situazione è questo, si chiama Bronzing Powder. Io ce l'ho nella colorazione numero 1 Golden Bronze. Ci sono, mi sembra di ricordare, 4 colorazioni. Questo lo apprezzo molto. E quindi vado qui dentro con questo pennello che ancora una volta è il Blooming Blush Brush di Bare Minerals. E ripeto ancora una volta, non vi venisse in mente di andare a comprare questi pennelli di Bare Minerals a prezzo intero, perché sebbene abbiano una tecnologia molto molto buona, cioè sono pensati in un modo ottimo, però sono realizzati in un modo scadentissimo. Ecco, bronzer e arancione, tutto va bene. anche il fondotinta però mi ha dato una mano di colore sulla faccia, questo lo apprezzo tutto sommato. Come sempre, prima appoggio colore e poi mi preoccuperò di amalgamarlo, sfumarlo e fare tutto quello che c'è eventualmente da fare. Dovete diffidare di chi vi viene a raccontare che Terra Naturi, che i prodotti da trucco di Terra Naturi o i prodotti da skincare di Terra Naturi sono buoni, perché cioè sono normali, sono come i prodotti di Alverde. Io non uso prodotti da skincare di Alverde perché l'alcol, perché i prezzi incominciano a essere altini per alcune cose, senza che ci sia una ragione perché questi prodotti siano così sovrapprezzati. E stessa cosa per quanto riguarda i prodotti di Alter, da skincare, stessa cosa per quanto riguarda i prodotti di Terra Naturi da skincare, cioè c'è roba migliore. Uso alcuni prodotti di Terra Naturi, ma non è alcuni prodotti di Alverde, alcuni prodotti di Alter, ma non è che ho questo atteggiamento fanatico, che a priori sono fantastici, bio, bio, bellissimo, performantissimo. Cioè, i prodotti sono prodotti da drogheria tedeschi, sono prodotti limitati, livellati tutti indistintamente e accuratamente tutti in modo uguale verso una qualità medio-bassa. Ma questo si sa, cioè, se non l'avete ancora capito, ma che ci state a fare su YouTube, veramente? Boh. Ecco, tentando di amalgamare il bronzer, giustamente il bronzer non si amalgama. Questo è un trucco che dopo alcune ore diventerebbe una cosa spaventosa, perché già adesso passano i minuti e il trucco tende a raggrumarsi in alcune zone della faccia. Questa cosa veramente non va bene. Tende a raggrumarsi, per esempio adesso il bronzo, in questo momento il bronzo sicuramente tende a raggrumarsi perché il fondotinta è appoggiato sulla faccia in una maniera curiosa. Scusate un attimo, prima ho disinfettato lo specchio, perché questo specchio in particolare non lo uso solo io, quindi tutte le volte che io mi ci siedo davanti lo disinfetto, perché sono fatto così semplicemente. E dicevo, il fondotinta si siede male sulla faccia e per questo trattiene il pigmento del bronzer in questo caso e non lo fa,
non lo fa esprimere al meglio, non lo rende mobile a sufficienza. Adesso di nuovo, per la terza settimana o la quarta addirittura consecutiva, sto per usare per il blush questo Full Flawless Face Brush di Bare Minerals ancora una volta. Qui le setole sono palesemente naturali e sto per usare questo blush che fa parte della edizione limitata che è in commercio in questo momento nei negozi. Come ho già avuto occasione di dire in altri video, questo è un blush made in Poland, è stato fabbricato in Polonia e la ditta che lo ha fabbricato per Terra Naturi si chiama BCE Biocosmetics. Io poi sono andata a vedere la settimana scorsa dietro altre palette di edizioni limitate che ho di Terra Naturi, e praticamente ogni edizione limitata è fabbricata da una ditta diversa, da una grande industria diversa. Ed è per questo che tu non puoi dire Terra Naturi fa ottimi prodotti. Non lo puoi dire perché Terra Naturi ogni prodotto che fa se lo fa fare da un'altra fabbrica, cioè. Quindi non c'è una costante di Terra Natura identificabile come Terra Natura. Sì, la costante è la presenza dell'alcol e la presenza di olio di palma, ma queste due costanti non sono esattamente la cosa più desiderabile del mondo. Che sta succedendo qui? Sta creando dal nulla un rossore, va bene. Prendo ancora un pochino da mettere qui. Questo è un bellissimo blush. Per esempio, un blush che non mi ricapitava da anni di vedere, un blush di una bellezza che non mi capitava da anni di vedere. E perché è così bello questo blush? Semplicemente perché ha una cangianza, è molto leggero, quindi è facilmente dosabile, ma, e questo non piacerà a chi sulle guance si spiaccica dei macchioloni orrendi, ma ha una cangianza dorata. Ed è questo che mi piace. Vi faccio vedere già che mi ci trovo il bronzer Golden Bronze. Così. E sulla mano è così. Vedete che sono prodotti che si applicano già solo nel fare una macchiolina di colore sul dorso della mano in maniera poco omogenea e non sono i prodotti più pigmentati del mondo. Quindi uno deve anche sempre capire quali sono gli standard secondo cui determinare una qualità che stia bene ai propri criteri qualitativi, capite? Adesso qui c'è la cipria, e la cipria si chiama Soft Noisette numero 3. Anche della cipria ci sono svariate tonalità. Questa è una cipria che ha un sentore vellutato, però in realtà a me questa cipria non piace perché secondo me evidenzia abbastanza i problemi della pelle. Per questo direi forse la cipria non la mettiamo adesso, la mettiamo dopo a trucco ultimato, perché altrimenti mi creo inutile strato sulla pelle e non serve tutto sommato. Allora, proseguo. Ah, poi vorrei dire a proposito di Made in Poland, ci sono diverse persone che sono di origini polacche. A proposito, polacco, così il suono, un vocabolo con un suono simile al vocabolo italiano polacco è in tedesco un insulto, è una parolaccia molto grave. Infatti, i tedeschi, quando imparano l'italiano, non diranno mai una persona polacca o un polacco, ma diranno sempre una persona dalla Polonia, perché per loro suona come un insulto gravissimo dire un vocabolo che suoni come polacco. Ma comunque, i motivi risiedono nelle storie di guerra passate. Come stavo dicendo prima, di questa palette sto per usare solo questa parte. E sto per cominciare mettendomi sulla palpebra, a ridosso della palpebra mobile, quindi sul crease, questo colore aranciato, che tutto sommato è un colore in realtà pescato, e sto per metterlo con questo pennello di Zoeva. Oggi vedrete svariati pennelli di Zoeva di questo colore, in onore proprio della collezione limitata che è dello stesso colore. Sto per metterlo con questo pennello che si chiama 221 Lux Soft Crease di Zoeva. Belli tempi in cui Zoeva ancora aveva dei prezzi che perfino io potevo permettermi. Allora,
Appoggio un po' di colore al ridosso del crease, prendo di nuovo subito ancora un po' di colore e lo metto anche dall'altra parte e poi mi occupo di fare il disegno che mi interessa. Avvicino anche un po' magari la fotocamera, dal momento che adesso stiamo trattando gli occhi. Non vorrei andare troppo lontana e non vorrei debordare troppo al di sopra del crease con questo colore. Ne prendo ancora un pochino. Con questi colori bisogna andarci un po' piano perché questi colori pescati, sì, bello. Il trucco pescato fa gola a tutte le donne, però purtroppo il trucco pescato spesso si risolve in un trucco aranciato che specialmente alla luce del giorno veramente non ha un bell'aspetto, ma proprio per niente. Mi metto anche un pochino sotto, tentando di domare le mie mani. E quindi in Germania ci sono tantissime persone polacche e generalmente chi viene dalla ex DDR, chi viene dalla Germania dell'Est, parla sempre un po' di polacco perché ha una stretta vicinanza e convivenza con i confini della Polonia e poi con la gente che abita oltre il confine, no? Oltre i confini. I tedeschi della ex Germania dell'Est vanno regolarmente in Polonia a fare cosa? Ecco, per esempio a fare benzina, per esempio a fare la spesa, perché in Polonia c'è meno scelta di merce, però tutto costa naturalmente meno. Ripulisco un po' questo pennello adesso cominciamo, sul fazzoletto di carta da cucina. Ripulisco questo pennello e poi con il pennello ripulito smusso i bordi per fare sì che il colore non vada troppo girando e però risulti diffuso. Così, in questa maniera, e faccio la stessa cosa anche sotto, naturalmente. In Germania ci sono tantissime persone dalla Polonia, dico anch'io persone dalla Polonia come i tedeschi. E soprattutto le persone della Polonia costituiscono manodopera a bassissimo costo e quindi tutti gli operai, gli idraulici, i piastrellisti, i muratori arrivano tutti dalla Polonia. Naturalmente non tuttissimi, non al 100%, però tantissimi sì. Con questo pennello ripulito adesso intingo in questo colore rosa molto molto chiaro e con questo colore rosa molto molto chiaro passo qui per definire leggermente meglio il tutto. E faccio la stessa cosa naturalmente anche dall'altra parte. Quindi ci sono tantissime persone che arrivano dalla Polonia. I ristoratori italiani, quando vengono in Germania, sono i tipici italiani, no? I tipici maschi italiani, che quindi sono in cerca della donna alta, bionda e formosa, che identificano, che secondo loro è la donna tedesca. In realtà la Germania è una nazione che si trova al centro dell'Europa, quindi ci sono tanti tipi di carnagione in Germania, ci sono tanti tipi di stature, ci sono tanti tipi di taglio di occhi, di nasi, cioè il tedesco non è identificabile con un solo tipo di persona, non è stato mai identificabile con un solo tipo di persona, forse piaceva credere così ad un certo tipo di gente che per fortuna si è fatta un po' da parte, ma non c'è un solo tipo umano di persona in Germania, perché ripeto, la Germania è nel centro, quindi ci passano tanti popoli e lasciano le loro tracce anche genetiche.
Invece, donne bionde con la carnagione chiara, l'occhio rotondo dolce e spesso anche una grande bellezza sono le donne che arrivano dalla Polonia e che in un primo momento l'italiano, per esempio, ristoratore, o non riconosce, non capisce che queste donne non sono tedesche ma sono dalla Polonia, oppure lo capisce ma gli va bene lo stesso. E quindi, per esempio, abbiamo il fenomeno, perché sto dicendo ristoratore? Perché in Germania c'è proprio il fenomeno dei ristoratori italiani sposati con donne polacche. Un attimo che prendo il prossimo pennello. Il prossimo pennello che voglio usare è questo, ed è il pennello che si chiama 231 Luxe Petite Crise, e con questo pennello sto prendendo il marrone scuro, poi naturalmente vi farò macchioline di tutti questi colori, e questo marrone scuro lo sto stampando da queste parti. E quindi c'è questo fenomeno dei ristoratori italiani. Riconosci un ristorante realmente italiano, cioè realmente con italiani dentro e non turchi, per esempio, o non croati, per esempio, o insomma non gente di altri paesi. Riconosci un ristorante realmente italiano perché prima ancora di vedere il signore italiano, vedi la signora, la consorte polacca. Perché gli italiani sposano le donne polacche in Germania? Prima di tutto perché le donne tedesche non si filano gli italiani. Può capitare che qualcuna si fili un italiano, però in generale no. E la donna tedesca non riuscirai mai a schiavizzarla, per esempio, a farla stare in casa, a farle fare le pulizie di casa, a farla andare col petto chiuso, abbottonato. E a non farla flirtare con tutto il mondo non ci riuscirai mai, perché la donna tedesca a farti fare il caffè il pomeriggio dalla donna, no? Perché la donna tedesca ha dentro la testa un concetto di libertà femminile che cozza proprio con tante cose che l'uomo italiano potrebbe volere. Certo, naturalmente stiamo parlando di uomini italiani che emigrano in Germania per aprire un ristorante. Ovviamente ci sono anche altri tipi di uomini italiani che arrivano in Germania, quindi non bisogna fare naturalmente di tutta l'erba un fascio, però è un fenomeno molto diffuso, veramente, il ristoratore italiano sposato con la donna polacca. Ora, quindi qui io sto mettendo in piazza alcune motivazioni che fanno sì che ciò sia così, no? Poi soprattutto la donna polacca generalmente è molto cattolica, è molto religiosa ed è molto, nel momento in cui si sposa ci tiene veramente tanto alla famiglia, e il suo tenerci alla famiglia si traduce in un rigare dritto e avere la conduzione della casa o del ristorante o di tutte e due, inclusi i figli, che è assolutamente impeccabile, e per questo fa comodo naturalmente all'uomo italiano avere una donna dalla Polonia che gli fa da donna di servizio, da cuoca, da traduttrice, da stiratrice, da lavatrice, da tutto, capisci? Da educatrice dei figli, eccetera, eccetera. E questi sono fenomeni, semplicemente. Poi prendo un altro pennello, forse però non c'è bisogno di prendere un altro pennello, prendo le dita e prendo questo ulteriore colore qui sotto. Potrei prendere anche, ci sono due colori, ce n'è uno sopra più chiaro e uno sotto più scuro, e sono sostanzialmente due colori molto simili. Uno è un rosa, i colori con i brillantini di questa palette non sono tutti, non performano tutti nello stesso modo. Questo è il rosa e questo sotto è il ruggine quasi. Questo sotto scrive molto meglio di questo sopra. Questo sopra lo mettiamo al centro della palpebra e quello sotto lo mettiamo in uscita. Allora, in uscita sarebbe esattamente qui. Ora, se uno vuole essere politically correct, evita questo tipo di discorsi, no? Lo evita a pie pari, lo evita del tutto.
Prendo questo pennello e sfumo il tutto dopo aver fatto una macchiolazza indistinta di colori. Questo colore non si appoggia tanto bene sulla palpebra, purtroppo, e quindi crea dei vuoti. Crea degli strani vuoti, mamma mia, cioè, boh. Perché? Quindi non posso sfumarlo perché se lo sfumo appaiono i vuoti, appaiono i buchetti, perciò cerco di tirarlo verso la direzione che più mi sembra che mi possa fare comodo. E tiro con le dita semplicemente, ma non mi viene tanto bene. Diciamo che questi colori brillantinati, come dire, poi prendo sempre con le dita il colore questo più chiaro e con l'intenzione di metterlo al centro della palpebra, chissà se ci riesco. Perché è molto 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 disomogeneo, mamma mia. Ah, però più o meno ci sono riuscita. Ora devo vedere se mi sono andati pezzetti, brillantini e robe in giro per tutta la faccia. No, però sulle ciglia sì. Quindi con un fazzolettino cerco di scansare dalle ciglia un po'. Potrei provare a scansare anche con un cotton fioc, ma devo stare un po' attenta perché il rischio è che mi rimangano pezzetti di cotone del cotton fioc tra le ciglia, cosa odiosa. Sempre fare così al cotton fioc prima di passarlo sulle ciglia, cioè riavvolgere un po' il cotone nel tentativo di evitare appunto che filetti di cotone vadano a ficcarsi in mezzo alle ciglia. E adesso che altro? Non saprei sinceramente adesso che altro. Boh. Veramente non saprei. Adesso passiamo alle matite. Allora, dentro l'occhio sto per mettere prima di tutto questa matita, sempre di Terra Naturi, si chiama Natural Brown, forse riuscite a vedere. Vi faccio vedere anche qual è il colore di questa matita. Il colore è qui. Metto questa matita dentro l'occhio. E questa è la prima matita che metto dentro l'occhio, poi ne seguiranno come sempre, come al mio solito, altre. Poi vi faccio vedere anche gli altri colori che ho usato finora. Allora, questo è il colore che ho messo a ridosso del crease e che è fatto in questa maniera. E poi vi faccio vedere anche il bianco rosato, che è questo, ma che dubito riuscirete a vedere sulla mia mano. L'ho fatto qui nel tentativo di riuscire a farvi vedere qualcosa. E poi c'è il marrone scuro, che però in realtà sul dito è molto più. È molto meno incisivo rispetto alla cialda, cioè proprio è veramente poco pigmentato. E proprio questo marrone scuro adesso lo prendo con questo pennello, che è il pennello con cui l'avevo preso anche prima, ma lo metto da un'altra parte. Carico il pennello e poi ho intenzione di mettere questo marrone scuro qui sopra. Ripulisco il pennello sul canonico fazzoletto da cucina, o come si dice in certe regioni italiane, il fazzoletto, il fazzoletto, il fazzoletto, Fedez, il fazzoletto. E cerco di amalgamare il tutto, ma anche sfumare il tutto. Così.
Ripulisco ancora una volta e stiamo facendo praticamente un trucco arancione. Questo anche per darvi l'idea di cosa si può fare con una palette che sembra così tanto bella, ma poi in realtà se vai a guardare bene, cioè la mole di cose che puoi realmente fare con questa palette è limitata. Prendo un po' di marrone con questo pennello, con il 221, lo metto qui sotto. Ma poi tanto siamo per partire con le matite anche, quindi ecco qua. Pulisco il pennello sul fazzoletto di carta da cucina e poi sfumo. Tiro anche un pochino, ma non troppo. Adesso con questo cotton fioc do un po' una ripulita, una contenuta, anche di qua, così. Altra matita, altro regalo. Dunque abbiamo a disposizione ancora due altre matite. Una matita spiccatamente marrone che si chiama 02 Rich Brown, non esiste più in commercio ed è fatta in questa maniera, è un marrone scuro. E poi abbiamo una matita rossiccia che si chiama Zoom numero 06 Chocolate ed è ancora in commercio. Dunque io direi di fare una combinazione delle due partendo dalla rossiccia, che applichiamo qui a ridosso dell'attaccatura delle ciglia, naturalmente. Dal centro fino all'esterno. Mettiamo anche sotto. E stessa cosa anche qui. Dal Stavo dicendo prima, l'impacco con olio di ricino e olio di cocco, devo dire, ieri ha sortito un fantastico effetto. Ma anche perché questi sono giorni di umidità molto molto pronunciata. Con che cosa sfumiamo questa matita? Boh. Però direi di sfumarla con questo pennello di Zoeva sempre, che è il numero 230. Quindi abbiamo il 231 che è leggermente più cicciotto, e poi abbiamo il 230 che è il classico pennello a penna, cicciotto, voglio dire l'insieme delle setole. Vedo nel frattempo che praticamente gli ombretti brillantinati, cioè sono andati via, non ci sono più, la pelle li ha come riassorbiti. Qui sopra non c'è rimasto praticamente nulla. Interessante. Boh. Vedo che c'è un pochino di marrone sulla pelle e lo tolgo. Poi con quello che mi rimane sul pennello vado qui. In questo modo.
Poi prendiamo la matita più scura, ossia questa che non esiste più, Rich Brown, e con questa matita, non dal centro della palpebra ma da un po' più in là, faccio la stessa cosa. Insomma, faccio le mie solite operazioni, no? Poi di nuovo con il numero 230 qui sfumo. In questo comunque un pennello che dà il meglio di sé quando si sfumano ombretti o matite senza che ci sia altro colore sulla palpebra, perché ora io sto semplicemente sfumando tirando, ma in realtà si potrebbe sfumare facendo così, solo che io non lo posso fare perché ho applicato già altri colori sulla palpebra. Devo dire, questo è un trucco che non mi sta piacendo tantissimo, ma cioè veramente. D'accordo. Ne riapplichiamo un po' di. Riapplichiamo, volevo dire, un po' di questo rosa chiaro al centro della palpebra e sento distintamente pezzetti di colore che mi cadono sulla faccia. Quindi adesso li andiamo prontamente a cercare e a raccogliere, e con questi colori brillantinati direi che è finito tutto. Con il cotton fioc raccolgo quello che mi è andato sul naso, ma anche sulla faccia proprio. C'è altro? No, sembrerebbe di no, ok? E poi ripulisco ancora una volta questo pennello più che posso e prendo ancora un pochino di questo bianco e lo metto di nuovo qui. Nel tentativo di contenere un po' il tutto, prendo ancora questo pennello e con questo pennello, nel tentativo di contenere un po' il tutto, passo sopra la riga sfumata di matita, e il perché non lo so neanche io, ma perché non mi piace per niente come si è sfumata questa matita, cioè si è sfumata in un modo stranissimo, molto molto disomogeneo. Infatti forse ne riprendo ancora un po' così e rifaccio ancora una riga, e stavolta non la sfumo perché altrimenti si perde in una maniera stranissima. Poi ok, la lasciamo così per il momento. Cosa metto adesso come seconda matita dentro la palpebra? Mi sembra decisamente che ci metto questo chocolate. Ed è molto molto bella, questa è una matita bellissima. Ah, ecco qua. Va bene, adesso prendiamo la matitina di Benecos senza stare a perdere troppo tempo, basta con la palette. Prendo la matitina di Benecos, ripulisco il contorno occhi semplicemente e facciamo sopracciglia, mascara e via, e proseguiamo perché non mi sembra veramente il caso di indugiare così tanto. Avrei un'altra matita in realtà, che è questa matita per le sopracciglia, che però non so, è nera
ed è fatta in questa maniera. Potrei usare una puntina di questa matita nera, anzi la uso per scurire leggermente il tutto. Boh, vediamo se c'è un qualche effetto. Sfumo tutto di nuovo con questo. Cioè, questo è un trucco che sta venendo fuori veramente senza definizione, curiosamente senza definizione. Dunque, matitina di Benecos, eccola. La passo più che altro qui, nel tentativo di recuperare un po' di definizione. Ne passo una quantità generosa e la sfumo con questo pennello, che è un pennello di Ebelin, Ebelin, la marca interna delle drogherie da M. Così. E poi anche così. Intanto qui vedo un rossore che è anche sbucato fuori dal nulla mentre mi stavo truccando. Segno che qualcosa di questi prodotti mi sta dando una leggera reazione. Ma per questo dico, infatti, cioè, non si tratta di prodotti né altamente performanti né altamente gentili con la pelle, cioè veramente niente di tutto questo. Non capisco qual è l'entusiasmo, da cosa scaturisca l'entusiasmo delle persone, se non dal fatto che hanno ricevuto la roba in regalo e sono state pregate di parlarne il meglio possibile. 03, numero Soft Noisette, la mia cipria, che sto per usare con questo antico pennellone di Alverde. Vediamo un po'. La scarico anche un pochino perché... Dopo aver applicato, amalgamo anche un pochino. Ecco qua. E qui sul naso la situazione è disastrosa, perché veramente il prodotto si è raggrumato in una maniera inguardabile. Provo ad avvicinare, dovete guardare qui, se la fotocamera naturalmente mette a fuoco. Non so se riuscite a vedere, qui proprio c'è prodotto non amalgamato, ma a livelli gravi. Va bene. Allora, adesso direi decisamente di star per partire con il prodotto da sopracciglia. Ho riesumato questo di Alverde, che è il migliore prodotto per sopracciglia in mio possesso, e quindi fin quando mi dura ancora continuo ad usarlo. Gli altri due di Alverde, però più piccolo, e di Alterra, sono assolutamente fallimentari, ci ho fatto a botte nelle ultime settimane, adesso basta. 02 Brown è fatto in questo modo. Questo è il suo colore sulle mani, sulla mano, sul dorso della mano, e procedo con l'applicazione sulle sopracciglia. Questo rimane molto più morbido sulle ciglia e non le rende incatramate, incollate, e soprattutto non fa quell'effetto bagnato bruttissimo, cioè, ma veramente bruttissimo.
un effetto come di capelli con troppa lacca sopra, come di ciocche di capelli con troppa lacca sopra, sai, i signori anziani, no? Gli uomini anziani che a casa si spruzzano ancora 200 quintali di lacca perché credono di trovarsi in un'altra epoca, no? E poi hanno intere ciocche di capelli incatramate da sta lacca, Elnett, per esempio. Ecco, questo prodotto per sopracciglia, io non voglio dire che è il migliore in commercio, però lascia le sopracciglia molto meglio rispetto agli altri due che avete visto nei miei video nelle ultime settimane, e questo è un dato di fatto. Il colore è vero che è rossiccio, però è vero anche che non si vede più di tanto. Vedi, riesce ancora a pettinare le ciglia in una maniera quasi decente. Qui c'è una ciglia che vorrebbe staccarsi. Vabbè, a pettinare le sopracciglia, pardon. Quando il prodotto si è asciugato e fai così, non ti senti il catrame, cioè come se ci fosse fango seccato. Questo è un buon prodotto, gli altri no. Non ho piegato le ciglia finora in questo video perché mi sono dimenticata, semplicemente lo faccio dopo, non lo faccio adesso con il piegaciglia di Shiseido, lo farò e sto per applicare ancora una volta questo Clean and Beauty Sensitive Mascara della marca Rival Loves Me, che è una marca interna del Rossmann che nella maniera più totale non fa prodotti interamente naturali, ma spesso tra i suoi prodotti ci sono anche prodotti fatti di ingredienti interamente naturali, per esempio questo direi discretamente buono, questo mascara discretamente buono, discretamente performante. Questo mascara che mi piace molto, ma devo dire sono pochi i mascara che ho e che non mi piacciono, e i due che mi piacciono di meno fra tutti i mascara che ho sono il mascara del Dr. Hauschka, si chiama Volume Mascara, e che incolla le ciglia, quindi tu parti che hai diciamo 70 ciglia all'attaccatura delle ciglia, e poi dopo che ti sei messa il mascara del Dr. Hauschka sembra che tu che ce ne abbia 4. E poi proprio il mascara di Terra Naturi, ho un solo mascara di Terra Naturi e lo trovo completamente inconsistente, come mascara di antica generazione Ecobio, cioè quei mascara che tu te li metti e non si vedono. E per dirlo io, capito? Io mi faccio stare bene tante cose che alla gente abituata ai prodotti da profumeria, cose che alla gente abituata ai prodotti da profumeria non stanno bene per niente, però io me le faccio stare bene perché so cosa c'è dietro ai prodotti interamente naturali, so quali sono i limiti dei prodotti interamente naturali, insomma di più non si può volere. Però quel mascara di Terra Naturi che ho, quell'unico mascara di Terra Naturi che ho, è costato quasi 4 euro. Assolutamente inutilizzabile perché nullo, semplicemente nullo. Se te lo metti o se non te lo metti è la stessa cosa. Quindi torno a dire ancora una volta, buh, non lo so, non mi sembra tanto una buona idea sbavare sui prodotti di Terra Naturi. Finora avete comprato i prodotti di Avril, continuate a comprarli perché sono molto più performanti, cioè i francesi ci tengono di più al trucco e in un modo più simile a quanto ci tengano le italiane. Mentre invece le tedesche si truccano per andare in ufficio con una faccia standard che deve essere standardizzata e quindi uguale a tutte le altre facce, e ci si deve trovare sopra un trucco che assolutamente non si deve notare e non deve avere niente di particolare, capisci? Queste. Quindi le ditte tedesche fanno trucchi per questo tipo di esigenza. Vedi, è sempre utile capire le cose, no? Non puoi andare a comprare la roba a occhi chiusi pensando che siccome il tedesco sa fare la lavatrice, allora saprà fare anche i trucchi. Prima di tutto non è detto che sappia fare la lavatrice, no? Anche in Italia ci sono ditte che fanno le lavatrici e forse le fanno meglio dei tedeschi, ma a voi questo non interessa, vi interessa soltanto l'esterofilia del soldo che vi ritrovate in saccoccia e che volete assolutamente regalare agli stranieri. E secondo, i tedeschi fanno i trucchi, ma li fanno per le impiegate che devono essere omologate perché è così che si usa qui. Quindi, se voi capite tutto questo,
torna tutto a vostro vantaggio, perché naturalmente vi ritrovate a spendere di meno, certo poi andate in crisi perché vi prudono le mani se non spendete ogni settimana per comprarvi qualcosa, e quindi se e volete comprare solo il low cost, autoconvincendovi che sia la roba migliore del mondo là dove non lo è affatto, ma proprio manco per sogno, e quindi poi andate in crisi brutta se una settimana vi manca la cosuccia da comprare. Lo so, però ci si può abituare, ci si può fare l'abitudine. Questo mascara lo mettiamo via, lo lasciamo 2 secondi asciugare prima di piegare le ciglia, perché sennò le ciglia rimangono attaccate al mascara. No, le ciglia rimangono attaccate al piegaciglia, volevo dire. Ah, riaggiungo ancora un pochino di blush, perché mi sembra di poterlo fare, quindi prendo questo blush e lo attacchiamo, lo mettiamo qui. Poi ne prendo ancora, macchiolona di blush, fantastica. E lo mettiamo qui. Poi pulisco questo pennello sul fazzoletto di carta da cucina. Sfumo un pochino, ma vedi, questa base lascia poco spazio alle sfumature, veramente, mamma mia, ma perché? Ok, d'accordo. Allora, finito con blush bronzer, finito con sopracciglia, finito con quasi tutto, passiamo alle labbra. Asciugo il colore che avevo prima sulle labbra. Non mi ricordo se vi avevo fatto vedere questo colore anche sulla mano, ma penso di ricordare no. Quindi ve lo faccio vedere adesso con l'unico dito che mi è rimasto ancora intonso. Questo colore bellissimo, questo balsamo labbra è molto molto bello. Ecco, questo è il suo colore, utilizzabilissimo come blush bronzer, quindi prodotto multiuso. Faceva parte di una collezione limitata, vetustissima, di Alverde di alcuni anni fa. Faccio il contorno delle labbra e non so con che cosa lo vorrei fare, ma non so neanche che rossetto vorrei usare. Allora, adesso c'è il numero 1 Nude Brown che ho riesumato poco fa, come vi raccontavo prima, e che è questo. Facciamo una macchiolina di colore là dove mi sembra di avere ancora un po' di spazio, lo vedete qui, e poi c'è un altro colore. Questo è un rossetto che si scioglie tantissimo. E poi c'è un altro colore che fa parte di una vecchia collezione limitata di un po' di mesi fa e si chiama 02 Bear With Me, ma è rosato. L'ho fatto in questa maniera. Vediamo qual è il suo colore. E il tutto va bene per fare labbra nude. Questo è il suo colore, ma mi sa che non ci sta bene. Mi sa che questo ci sta meglio, sì. Decisamente, va bene. Allora, il contorno per le labbra, avevo portato anche la matita, come ti chiami? La matita Stone di MAC, ma invece non la usiamo perché sto per fare il contorno labbra con chocolate. Dal momento che ce l'abbiamo, lo usiamo anche, no? Allora, che tra l'altro è un bellissimo colore. Che cos'è questo rumore? Oggi incredibilmente non abbiamo ancora sentito gli indiani. Però stamattina non funzionava internet alle 5 di mattina. Io mi sono svegliata per poter usare internet in pace, perché altrimenti durante la giornata le tante interferenze del vicinato, rendono impossibile l'uso di internet dal salotto. E quindi io mi sono svegliata stamattina alle 5 e
Internet non funzionava, segno che gli indiani sotto erano svegli e stavano usando loro internet. Allora, adesso provo a piegare le ciglia. Questo è il piegaciglia di Shiseido, solito. Non è un trucco brutto. Aspetta, Valentina, prima di piegare le ciglia, fai ancora una righetta di matita qui sopra, riprecisa la righetta di matita. Fai un puntino di chocolate al centro della palpebra. Un pochino si è sporcato di mascara, dramma. Perché adesso viene via tutto. Eh sì, vabbè. Ecco qua. Metti anche un pochino generoso qui sotto. Anche così. Ecco qui. Ecco, adesso sento gli indiani. Nomini e compaiono veramente. C'è la cosa a del sinistro. Adesso posso usare il piegaciglia. Posso usare il piegaciglia. Ecco, piego le ciglia, cercando di farlo con delicatezza per non creare cose strane. Ecco qua. Ecco fatto. Rimane un po' di mascara attaccata al piegaciglia, naturalmente, però poca roba, devo dire. Io solitamente odio piegarmi le ciglia già con il mascara applicato, ma mica per altro, ma perché naturalmente poi mi tocca lavare la gommina e ripulire minuziosamente con cotton fioc il piegaciglia, no? E questo porta via tempo, naturalmente. Il piegaciglia lo ripulisco e lo disinfetto comunque, però un conto è disinfettare un piegaciglia tutto sommato pulito, che ha soltanto un po' di grasso della palpebra e delle ciglia. Un conto è pulire da capo un intero piegaciglia e dovendo togliere i residui di mascara. Cioè, vabbè, ma comunque, adesso ho piegato le ciglia, vediamo in che condizione si trovano. Mi sembra in condizione decente, solo alcuni puntini vaghi di mascara sono caduti sul naso, quindi adesso li raccogliamo. Sono proprio due puntini piccolissimi. Non credo sia il caso di provare a mettere ulteriore mascara perché mi sembrava da già bene così, poi oltretutto. Potremmo provare, ma questo mascara ha una consistenza che a me personalmente piace molto, ma non lo vedo molto adatto a fare 100.000 strati, però fa delle ciglia veramente molto belle. Su questo non ci piove. Si è creato un piccolo agglomeratino, però roba di poco conto. Ecco fatto. Wow. Mascara che dà soddisfazione comunque, veramente. Infatti l'ho messo anche nei favoriti, nel video dei favoriti del mese di maggio, perché è veramente un mascara simpatico da usare, paragonabile a uno dei mascara di Avril, cioè con la stessa elasticità, so per dire elettricità. Ecco qua. Qui anche si è creato un piccolo agglomeratino di ciglia, ma tutto sommato dai, va bene. Procediamo con l'applicazione del rossetto, dunque abbiamo scelto questo rossetto e quindi che è un rossetto bellissimo. Asciugo
asciughiamo, così mettiamo via il fazzolettino, rifacciamo il contorno delle labbra. Risfumiamo tutto. Prendiamo un altro fazzolettino. Io poi prendo sempre metà fazzolettino, non un fazzolettino intero. E questa cosa, soprattutto gli uomini, non, di me, non riescono a tollerarla. Rimettiamo un po' di rossetto. Richiudiamo il rossetto dopo averlo naturalmente prima ripulito sul solito fazzolettino. Chiudiamo tutto. È quasi il momento del lucidalabbra, ma vorrei mettere un po' di questa, che è la matita marrone. Ecco. Adesso possiamo effettivamente, cioè è un trucco che tutto sommato è venuto molto carino, solo che non mi piace proprio l'idea di tutto questo color pesca, mi sembra un po' troppo. Il lucidalabbra del verde, l'Honey Lip Gloss, che non esiste più purtroppo, ne metto un pochino qui sul dorso della mano e poi da qui prendo prodotto con il dito. Ecco fatto. Togliamo i residui. Prendo questa matita più chiara che avevo messo come prima matita dentro l'occhio, voglio dire, e amplio con questa matita, faccio come un'aura sotto l'occhio. Ecco qua. Poi ripulisco questo, il pencil brush. Lo ripulisco molto e molto a lungo. E poi amalgamo però con molta leggerezza, senza spostare più di tanto il prodotto. Fatto, basta. Fa un pochino anche qui. Vediamo. Sì, tutto sommato va tutto bene. C'è un po' di dorato di qui sopra che si è andata a depositare sotto. Non so come sia successo, ma insomma è successo. Lo togliamo prontamente. Signori, questo trucco è finito, cioè possiamo andare tutti a casa. Allora, questo è quanto. Ecco la capellanza, io vi saluto, vi ringrazio e avete assistito ad un video in cui mi trucco, fra qualche momento vi faccio vedere anche lo stato delle cose. Oh, ho dimenticato l'illuminante, fermati, l'illuminante è questo che non ho mai usato in video, si chiama Baked Blush numero 01 Golden Rose e lo stiamo per applicare con questo fantastico, mi stavo dimenticando il meglio, con questo fantastico pennello
Rose Golden 114 Luxe Face Focus, sempre di Zoeva. Prendo un pochino così. Non so in realtà se sono riuscita a prendere il prodotto e lo deposito da queste parti. È un illuminante molto bello, che tra l'altro è modulabile perché avete visto bene che la cialda ha diversi colori, e quindi se tu peschi da una parte otterrai un colore, se peschi dall'altra otterrai un altro colore necessariamente. Prendo con la punta del pennello dalla parte più chiara e vorrei mettere anche un pochino qui sopra. Ecco fatto. Ecco, adesso possiamo dichiarare questa l'illuminanza. Aspetta, riavvicino di nuovo la fotocamera. Questa è l'illuminanza che penso sia perfettamente visibile. Anche di qua. E basta, adesso ce ne possiamo andare. Vi faccio vedere anche questo illuminante un po' meglio, un po' più a lungo, così. E vi faccio vedere anche una ditatina di colore, vedete che contiene del giallo, questo è un illuminante molto particolare di Terra Naturi, credo di ricordare sia ancora in commercio. Ecco, vi faccio una bella ditata qui, vedete? Così. Ok, questo è veramente tutto però stavolta. Allora, riallontano la fotocamera e stavolta, no, sì, riallontano, se riallontano, riallontano. E stavolta ce ne possiamo veramente andare. Grazie per aver guardato il video fin qui e ci vediamo la prossima settimana o nel prossimo video. Ciao! Ciao! Ecco, questo è il disastro lasciato sul tavolo. Ci sono alcuni pennelli che non ho usato, adesso provvederò tosto a toglierli di mezzo. Così. Ciao a tutti, ciao!